Quando Alessandro Pron della Galleria Italienne di Parigi mi ha proposto questa mostra che lui aveva fatto a Parigi durante un periodo proprio all'inizio del Covid, per cui era un periodo veramente dove c'era poca gente, pochi visitatori. E allora abbiamo pensato che era un peccato che una mostra così pensata non avesse una visibilità maggiore. Ho modificato, cioè ho aggiunto delle artiste donne con le quali lavoro, ho lavorato e continuo a lavorare anche, e ho rimpiazzato tre artisti suoi e ho rimesso tre artisti miei. E l'abbiamo chiamata la Musée 2. Sarebbe bello, e quello che cercheremo poi di fare è che ci sarà una Musée 3, speriamo, perché allora potrebbe diventare interessante di far passare questa mostra in paesi europei, ma diversi, cioè andate in Francia, adesso in Italia, potrebbe andare in Belgio, adesso vediamo. Comunque è una mostra che è stata, cioè non è stata facilissima. Però ci sono delle opere di tempo fa, come quest'opera importante qua di Jessica Stalkholder, che però ci ha poi mandato quest'opera qui recentissima. E poi ci sono delle opere che sono state fatte apposta proprio per questa mostra. Qua vediamo la Anne de Gael che è venuta apposta da Parigi per questa mostra, che installa il suo lavoro. È un lavoro grande, complesso, con tanti piccoli pezzi, per cui è un lavoro che prende tempo, ma che è anche un lavoro molto poetico, che racconta proprio la sua storia, fa parte della sua vita. E io la ringrazio molto per essere venuta, perché ha fatto un lavoro apposta per questo spazio che le avevo già dato da qualche mese, per cui sapeva che cosa doveva fare, cosa doveva portare, ma è veramente un'opera molto bella. In questo spazio qui c'è un'installazione di Anna Galtarossa ed è proprio, in un certo senso, è l'ingresso della mostra, perché qui Anna ha voluto ricreare una specie di museum shop, dove nei musei uno entra, guarda, ci sono delle cose che si possono comprare per poco, delle altre cose che costano di più. E l'idea è proprio quella di avere la possibilità di portarsi via delle piccole cose anche in ricordo della mostra. Questa è un'opera di Tracy Snelling che è venuta apposta da Berlino per preparare questa opera intera, tutta con il motel, la piscina, cioè è tutto. Certo, visto così, e forse bisognerebbe vederlo molto da vicino per capire quanto è curiosa questa cosa, perché ogni stanza ha tutti i suoi mobili, ci sono i quadri sui muri, ci sono dei piccoli video, c'è proprio tutta una vita qua dentro. Poi ci sono i cesti della Muriel Gallardo, che è la prima volta che espone qui in galleria. E sono delle cose, sono veramente delle ceste fatte con delle stoffe particolari, è molto interessante. Comunque, voglio dire, questa mostra qua ci sono 13 artiste donne e 3 artisti maschi, che finalmente per una volta cambiamo la percentuale. Generalmente sono tutti maschi e ci sono due o tre donne. Era questa l'idea che ha avuto Alessandro Pron per fare questa mostra qua. Thank you.
mostra è finita ed è un vero peccato, perché questa mostra che è stata pensata e l'abbiamo fatta inoltre proprio perché quando Alessandro della Galleria Italienne l'ha fatta a Parigi era un momento in cui proprio il virus, il Covid aveva chiuso completamente tutto. L'idea era quella di dare più visibilità a questa mostra, in realtà importante, con degli artisti importanti, con Kiki Smith, con la Frankenthaler, con opere veramente di grande valore e che non si vedono proprio poi tutti i giorni nelle gallerie. E adesso invece qui abbiamo dovuto smontare tutto. Abbiamo smontato tutto perché di nuovo è capitato un periodo di chiusura quasi totale ed è un vero dispiacere. Mi dispiace tantissimo perché è stata una mostra curata da Azad Asifovic e promossa dalla Galleria di Parigi, dove tutti gli artisti hanno fatto veramente uno sforzo per venire, per montare. È stata una mostra, malgrado tutto, abbastanza visitata, ma non ha avuto quello che la visibilità che meritava.